grazie. Giuliano Montaldo, come si sente qui in Uruguay? Mi sento un po' a casa, dico la verità. Mi sento un po' a casa perché non incontro quasi ogni momento, qualche uno mi dice, io ho lo zio italiano, il nonno italiano, padre italiano, sono italiano. Leonardo Greco in fronte Leonardo a lei. Greco, ecco, Leonardo, che è un nome mitico della nostra cultura, e Greco, che è un nome di alta, o almeno tre amici che si chiamano Greco. Sì. Siamo romani noi. Dove lei vive. Ma in Genova, dove lei è nato, c'è corsi chiamati Corso Montevideo, Corso Buenos Aires, una città vicina a qui. Come si sente oggi Giuliano Montaldo dopo di quella scelta di essere un uomo del cinema? Io ho cominciato 50 anni fa, quindi non so neanche quando, perché l'ho incominciato. È molto semplice. In fondo, ero giovanissimo a Genova quando nel 1951 ho fatto il primo film come attore. Come attore? Come attore. Insieme a Gino Lollobrigida, giovanissimo. Ah, bene. Gino Lollobrigida. Non è un film dimenticato, no? No, Actum Banditi è un film storico. Ah. Primo film di Lizzani, il regista, primo film mio. Uno dei primi film della Lollobrigida, questa bella, giovane ragazza, fantastica. E è stato girato a Genova e lì ho incominciato il mio lavoro. Poi ho fatto un altro film come attore, Cronache dei poveri amanti, poi qualche altra. Però mi piaceva, mentre lavoravo, vedere cosa diavolo aveva nella testa quel signore che si chiama regista. Mi diceva fai così, dopo stacco, poi fai così, poi c'è il dettaglio, primo piano, poi il carrello indietro, poi c'è il movimento della macchina. Io ero affascinato da questo personaggio meraviglioso che sapeva tutto, sapeva cosa dovevo fare, sapeva come raccontare. E allora già dal primo film, mentre facevo un attore, guardavo quel signore dietro la macchina da presa, vedevo le sue indicazioni, cercavo di capire perché faceva così. E allora al secondo film, già come attore, ho chiesto però anche di fare l'assistente. Quindi non andavo, quando avevo finito il lavoro d'attore, in albergo, no, rimanevo lì a cercare di capire. E allora poi subito ho fatto l'aiuto regista di Petri, grande regista italiano, di Pontecorvo. Di Pontecorvo ho fatto il suo primo film, La lunga strada azzurra, aiuto regista. Il suo secondo film, Capò, ho fatto il secondo unità, direttore della seconda unità del film. Sì. Anche nella Battaglia d'Algeri ho fatto il direttore della seconda unità con Pontecorvo. Sì. Poi ancora un film come Lizzani come aiuto e poi finalmente il mio primo film, avevo 29 anni. L'opera prima. Come regista, sì. Da quel momento ho girato molti, molti film e anche molti film con attori di tutto il mondo. Io ho lavorato con attori americani come Cassavetes, Peter Potter Falk, Jenna Rollins. Ho lavorato con Lancaster, Burt Lancaster, Edgar G. Robinson, Johnny Lee. L'ultimo attore americano con cui ho lavorato è Nicolas Cage. Ah sì? Sì, e poi con Rupert Everett. Ecco, devo dire, ho fatto un'esperienza girando in America, a Las Vegas, gli Intoccabili, a New York, a Rio de Janeiro. Ho girato un film, Rififi a Rio de Janeiro, con Edgar G. Robinson e Klaus Kinski. Sì. Ma fumavano sigari così. Sì, certo. Ed è stata una lunga esperienza. Poi ho fatto un film per la televisione, Marco Polo. Sì, famosissimo. Che non finiva mai, perché abbiamo girato, è durato un anno la lavorazione. Ah sì. 7 mesi in Cina, con difficoltà in Mongolia, con la troupe, non c'era acqua, non c'era il telefono, non c'era niente, allora non c'erano i telefonini, quindi una situazione veramente da viaggio da Marco Polo. Sì. Però bellissimo, indimenticabile. Momenti felici, momenti drammatici, come mi racconta, sempre. Ma insomma essere io rifarei... un uomo di cinema è buono o è male per lei? Io non riesco a immaginare di fare un altro mestiere anziché questo, perché con tutti i sacrifici, ho letto da qualche parte,
che uno scrittore considerava il mestiere più duro in assoluto il minatore, il secondo mestiere più duro il cineasta. Perché? Perché normalmente in tutti i lavori del mondo, dopo 3 mesi di prova, uno è assunto. Sì. Questo mestiere, dopo 3 mesi di prova, sei licenziato, perché è finito tutto. Claro, claro, è così. Quindi si ricomincia da capo. Si ricomincia da capo, il nuovo film, la nuova idea, cercare il produttore, discutere, litigare, cercare gli attori, mettere insieme, fare i sopralluoghi, aspettare con palpito l'uscita del film, poi le critiche, e poi il pubblico, poi l'incasso, e poi è finito, per ricominciare da capo. Allora io dico tante volte che siamo come quelli che vendono i tappeti, sai, per strada. Ah sì? Sì, vuoi comprare. Andiamo a vendere le idee come raccontando, a me gli occhi ti racconto le idee. C'era il mio amico Sergio Leone. Sì. Che quando raccontava. Lo amo. Io ho fatto anche una seconda troupe con Sergio. Ah sì? Sì. Vince una volta all'Oeste. Lavora anche con Ennio Morricone, come lei. Come sempre. Eh sì. E mi ricordo che un giorno stava raccontando un produttore una sequenza di un film. E allora diceva, perché poi arrivano i cavalli. Faceva il suono. Io piano del cavallo. Poi la pistola. Faceva i rumori, tutto, il suono, la musica. E questi erano così a bocca aperta, incantati. Vivevano la fantasia. Vivevano le grandi qualità di saper raccontare. Eh sì. Ecco, questo mestiere bisogna anche saper raccontare. Raccontare per affascinare, per avere il capitale per fare il film. Ah sì, claro. Quindi è un mestiere curioso. Lo diceva Walt Disney anche. Sì, sì. Di essere un gran raccontatore, è il segreto. Se tu non racconti bene la storia che vorrai raccontare, perché vedi, il rito è terribile, tu devi raccontare, vuoi tu, regista, sì. Che la gente prende la macchina, va vicino al cinema, trova un parking, scende con la moglie che ti ha portato, lei che ti ha portato al cinema, ti ha obbligato. È vero. Ecco. Vai, paghi, poi vedi un film e poi torni a casa, ricerchi il posteggio, di nuovo un po' il problema di trovare il posto. Se quel film non è buono, lui ti odia tutta la vita. Sì. Quindi devi una bella responsabilità. È vero, è una vero, ma questo Montaldo. Questo Montaldo mi ha dato una fregatura, ma ha perso la sera. Ma hai litigato con la moglie perché gli hai detto ma. Ma la gente non ha detto questo mai. Perché? Perché mi ha raccontato tutti questi film che ha fatto, ma come tutti i babbi, vuol tutti i figli, ma la gente, il pubblico, fa la scelta di uno. Sì. E quel film è Sacco e Vanzetti, che lo trova qui, oggi, dopo come un omaggio dopo 30 anni. Sì. Come si sente con questo figlio? Questo è un figlio curioso perché per farlo nascere sono voluti 3 anni perché nascesse. Sì, sì. Di raccontare. Di raccontare e di avere la fortuna di aver trovato un produttore italiano che durante le persecuzioni razziali era scappato in America e aveva imparato a scrivere l'inglese. Dalle carte di Vanzetti che mandava al tribunale, perché scriveva un inglese semplice e molto facile da capire. Allora questo produttore dice: io vorrei fare un film su Sacco e Vanzetti. Io ho imparato l'inglese con le scritte. Allora è stata una fusione. Che emozione, subito. Sì. Emozione. E lui si è con me poi battuto per farlo da 3 anni. 3 anni. E poi gli attori volevo Volonté, volevo Cucciola, la distribuzione non voleva Cucciola, un nome non famoso, voleva Yves Montand, che io sono amico di Yves, ma non era giusto per me, era un francese, ci voleva un italiano del sud, allora la battaglia per avere Cucciola è stata una battaglia molto dura. Poi Cucciola ha vinto a Cannes il premio come miglior attore della Pantanese.
Ma all'inizio nessuno lo voleva. Allora dico, allora non faccio più film, lo lascio. Lui? Io dico, se non ho Cucciolla non faccio film. Ah sì? Quindi sempre battaglie, sempre lotte. Poi è uscita del film. E l'uscita non è stata subito una... Il film è salito piano piano. E poi ha sempre continuato nelle scuole, nelle università, nei dibattiti, in Italia, fuori. La cosa curiosa è che io non ho messo la parola fine. Metto mai la parola fine nel film. Mai? No. Perché se tu parli di un personaggio come Giordano Bruno, sì, non puoi mettere la parola fine. L'ho visto con lo stesso attore? Sì, ma fine di che cosa? Fine di che cosa, sì. Fine del film. La storia non ha finito. No. Sacramentetti non può finire la storia dell'intolleranza, purtroppo continua. E il povero omosessuale degli occhiali d'oro che la gente, perché è diverso, lo spinge verso il suicidio, non può finire lì. Io non metto la parola fine, con la speranza che la gente, quando torna a casa, in qualche giorno, poi pensa ancora, sì. No, perché non è finito. Non è finito. È solo una provocazione culturale perché tu possa continuare a pensare quello che hai visto. E questo, devo dire la verità, per i miei film, più riusciti, meno riusciti, questo è un problema normale, ma è sempre successo che non sono finiti, che continuano a camminare. E io, il mio primo film, Tiro Piccione, primo film, quindi 40 anni fa. Eh sì, ma è primo. È primo? In questo momento nelle scuole d'Italia, in molte scuole d'Italia fanno quel film perché io avevo fatto un certo discorso che oggi funziona più che allora. Ah sì, ma il film Sacco e Vanzetti oggi funziona più che allora. E questo perché è lo stesso. Questo però ti dà una grande malinconia. Ah sì. Perché vuol dire che il problema dell'intolleranza è un problema che non muore. Non muore. E quando sento nei dibattiti nelle scuole gli studenti che mi fanno la stessa domanda che mi avevano fatto 30 anni fa, io rispondo ma con un po' di malinconia, perché l'uomo nuovo, migliore, non lo vedo, non c'è. Gli italiani, che è un popolo di emigranti, che è venuto in una terra generosa come l'Argentina, o in una terra come l'Uruguay, è stato in Cile, è stato in Nord America, la vita è stata più dura. Accettare questi nuovi migranti che non conoscevano la lingua, che non avevano fatto le scuole, ma che avevano voglia di lavorare, è stato molto, molto duro. Ma quando allora vedo che nel mio paese, che conosce l'immigrazione, che ha sofferto ed è qualche volta intollerante nei confronti degli emigranti che vengono da noi, allora io penso che veramente i problemi non finiscono mai. Perché se c'è un popolo che deve capire che cosa vuol dire il dramma della miseria, il dramma della poca cultura, il dramma di andare alla scuola, il dramma del lavoro, il dramma dell'occupazione, il dramma di avere la famiglia separata, un pezzo di famiglia in Sicilia, sì. Napoli, e l'altro pezzo che vive per il mondo, che arriva a Buenos Aires, che cerca un lavoro, o a Ellis Island, aspettare il ministro dell'immigrazione. Se c'è un popolo che doveva capire, siamo noi. Gli italiani molti capiscono. Quelli che non capiscono sono pochi per fortuna, ma io li considero dei mostri. Sì. Io li ringrazio tanto. Prego. Il pensiero, i film e di stare qui, di vederlo qui in fronte a me. Vediamo. E fare, beviamo la salute di Sacco e Vanzetti e tutti. Bene. Tante grazie. Ciao caro.